Osaru è stato sfidato a duello da un giovane e malvagio ninja, Kogenta. Ma la sua cecità gli ha impedito di accettare. Kogenta, assetato di fama, fa di tutto per umiliarlo. Alla fine, convinto di essere superiore a Osaru, se ne va soddisfatto. Il suo sogno si è finalmente realizzato. Ma intanto sono arrivati anche i terribili ninja di Negoro. Di Anzo ci sono già alle calcagna. Dopo un lungo colloquio, Yaju, il maestro d'armi di Ieyasu Togagawa, promette ai ninja di Negoro di prenderli nel suo esercito, ma ad una condizione: la testa di Osaru. Così, per evitare di essere sostituiti, gli uomini di Anzo sono costretti ad iniziare una nuova e difficile battaglia. L'altra settimana papà mi ha regalato questa rana. Riesce a fare dei salti incredibili. Tu, fai vedere. Avanti. Ti prego, Sasuke, fagliene fare un altro. È troppo divertente. Senti! Spesso, spegniamolo! Smetti! Accidenti! Non è niente, papà! Gli occhi di Osaru sono ancora prigionieri del buio. Cos'hai, zio? Non ti senti bene? Sì, mi gira la testa. Devi riposarti, papà. Cosa posso fare per te? Bagnami gli occhi, mi bruciano. Sì. Osaru ha rifiutato la sfida di Kogenta. Si è quindi arreso a quel giovane ninja. Ora, grazie a quella colomba, la notizia si è subito sparsa. È incredibile, guardate, è tornata la colomba di Kogenta. E c'è scritto che Osaru si è rifiutato di affrontarlo. Padre, ho visto i ninja di Negoro. Come ti sono sembrati? Dei terribili assassini. Andiamo, Osaru in pericolo. ありがとう。ありがとう。よ、サルト君、やられたのか？うん、霞の小源太というやつにやられた。 Kogenta di Kiri? Non l'ho mai sentito nominare. Eh?
Questa testa rovesciata significa che un Sarutobi è stato battuto da un altro guerriero. I ninja hanno un modo particolare per comunicare tra di loro. Fanno pervenire i messaggi nei modi più strani. Ormai la notizia della resa di Osaru si è sparsa in tutto il Giappone e ciò ha incoraggiato centinaia di ninja a combattere contro Kojenta. Intanto, lasciandosi alle spalle una nuvola di polvere, Kojenta prosegue a cavallo il suo cammino. Arrivato sulla cima di una montagna, decide di fermarsi per un breve riposo. Stanno i tuoi occhi, papà? Bruciano ancora? Sì, e purtroppo il dolore non accenna a diminuire. Andrò a prenderti delle nuove erbe mediche. Mi daranno un po' di sollievo, grazie. Non dovrei lasciarti solo, potrebbe essere pericoloso. No, vai pure. Anche se sono cieco, non mi succederà niente. Ciao, papà. Ehi, Sasuke, dove stai andando? Vado a raccogliere delle erbe medicinali! Aspetta, veniamo con te! Ci sono anch'io! Oh, ecco fatto! Accidenti! E uno, e due, e tre! State zitti, ragazzi. Che cosa c'è, Sasuke? Sta arrivando qualcuno. Sì, è vero. Mi sembra che siano tre persone. Stanno venendo dalla collina. Hanno il fasso di ninja. Forse sono dei nemici. È meglio non correre dei rischi. Su, andiamo a vedere. Eccoli, sono laggiù. Sono solo dei ragazzi. Sapete se da queste parti c'è un Sarutobi di nome Osaru? Perché? Cosa volete da lui? Niente di particolare, soltanto ucciderlo. Allora dov'è? Andate via. Cosa hai detto? Non vi lasceremo passare. Mocciosi puzzolenti di latte, sparite immediatamente da qua, altrimenti uccideremo anche voi. Avanti, prendici. Però conoscono il trucco dello sdoppiamento e lo sanno fare molto bene. Sì, sono in gamba, faremo meglio a non sottovalutarli. Comunque sono veramente dei poveri ingenui se pensano di potersi scappare usando quel vecchio trucco. Forza, amici, facciamogli vedere chi siamo. Brutto bastardo! Prendi questo! Oh. Ah. Accidenti, fanno sul serio. Oh. Era da tanto che non mi divertivo così. Non pietà! Ora basta! Yeah. Fermati! Oh,
potete dirci chi siete? Siamo i ninja di Negoro. Allora prendete le vostre cose e andatevene. Come ti permetti? Sì, andate via. Non vi conviene sfidare mio padre. Vi ucciderà. Piccolo sfrontato. Ancora non ti basta la lezione che ti abbiamo dato? Avanti, Negara. Cosa aspetti? Uccidilo. Sì. No. Un vero piacere. No. Guardate come trema. Chi è? Chi è che ride? Forse ho capito. La voce arriva da qua. Vedo che ce l'avete fatta a capirlo. Voi siete i ninja di Negoro, è vero? Credevo foste più in gamba. Sei tu il saluto a mio Zaru. Questa è una spada nera di Negoro. Tieni, te la ridò. E perché? Che cosa significa questo? Se state cercando il Sarutobi, siete arrivati troppo tardi. Ma cosa dici? Sì, l'ho sfidato a duello e l'ho battuto. Vorresti dire che l'hai ucciso? Sì. Ed ora dovrete sfidare me. E tu chi sei? Non ti conosciamo. Vuoi sapere il mio nome? Te lo dirò. Mi chiamo Saizo Kogenta. Non ci fai paura. Abbiamo affrontato gente più forte di te. Allora fatevi avanti. Con chi devo cominciare? Vuoi essere tu, Gama, il primo ad assaggiare la punta della mia spada? Oppure preferite combattermi tutti e tre assieme? Prendi questo. Ora ti sistemiamo noi. Questi non sono dei capelli, sono dei lacci. Maledetto bastardo. Sono rimasto solo io. Uccidi anche me se sei capace. Non ti permetterò di colpirmi. Ormai sei lasciato. Quel maledetto è corazzato. Il veleno della freccia sta facendo effetto. Vieni. Muori, lui dov'è? La tua catena magica mi ha imprigionato, Cogenta. Disgraziato! Non crederai che mi arrenda così facilmente. Questa del toro è una trappola messa da Cogenta in caso di pericolo. I tre ninja di Negoro vengono così eliminati. Si sente poco bene, signore. Non muoverti, Sasuke, siamo circondati.
fuori tu! Devi accettare la nostra sfida! Non ho alcun motivo per combattere con voi. Lo vedremo, mi sembra di riconoscerti dalla voce. Ma tu sei Saizo Cogenta, non eri stato sconfitto. È inutile combattere fra noi, amici. Non riusciamo a capirti, Cogenta. Uscite fuori, dannati Negoro. Guardate. Lo sappiamo che sei molto forte, Saizo, ma non ci fai paura. Ti annienteremo, non temiamo nessuno noi. Sbagli a sottovalutarmi, Ryusai, te lo dimostrerò. Che succede? Pronti a sparare! Mi sento male. Ehi, che ti prende? E questa polvere mi addormenta. Chi sei? Cosa vuoi, straniero? Arrendetevi, ormai siete spacciati. Sei folle se pensi che bastino pochi di voi per battere la gente di Negoro. C'è una sorpresa per te. Eh? Allora, vuoi ancora combattere? Credo proprio che Tajima di Yagyu ti abbia ingannato, Ryusai. Ma che cosa dici? Sì, te e i tuoi ninja non riuscirete mai a sostituire gli uomini di Anno. E tu, Saizo, come fai a saperlo? È stata un'idea di Yagyu per liberarsi di voi. Ha voluto salvare i suoi uomini promettendovi di entrare a far parte dei ninja del governo in cambio della testa del Sarutobi. No, non ci credo. Non riesco a capire come tu possa essere così ingenuo, Ryusai. Io già immagino la sua gioia nel vederci combattere tra di noi. Quell'uomo non aspetta altro. Tu non riesci a vedere oltre la punta del tuo naso. Va bene, allora rimandiamo questo duello. Sarà meglio. Andiamocene! Abbiamo evitato inutili spargimenti di sangue. È stata una fortuna. Su, torniamo a casa. Ma quello è Odaro. Oh, papà! Papà mio, papà! Sta attento! Ryusai, vieni fuori! Papà! Papà, allora tu ti vedi, non è vero? Sì, è da molto tempo che sono guarito. Perché non mi hai detto niente? Sono stato molto preoccupato per te. Mi hai preso in giro, non è giusto. Ascolta, Sasuke. I ninja sono molto furbi. Ricordati, puoi batterli solo con l'inganno. E tuo padre in questo è un maestro. Grazie, Cogenta, ti sono riconoscente. Non devi ringraziarmi. Non potevo permettere che un uomo cieco combattesse contro i ninja di Negoro. È stato un gesto davvero nobile da parte tua. Non credevamo che tu fossi così generoso. Siamo fieri di te. Col tuo comportamento sei riuscito a cancellare ogni nostro dubbio. Papà! Papà! Sei arrivato! Finalmente!
Sono felice di rivederti, Cesaro. Ti trovo bene. Tajima Yagi si è comportato come una belva. Aveva pensato di eliminarci facendo combattere tra di loro i ninja di Tanada e di Negoro. Non mi meraviglierei se ingannasse anche Anzu. Da uno così c'è da aspettarsi di tutto. Ormai ho capito che il suo vero scopo è di annientare tutti i ninja. Non importa se siano Koga, Iga o Negoro. Che ne dici se uno di questi giorni ci decidessimo a minacciarlo? No, non preoccuparti, Sasuke. Andiamo, facciamo una passeggiata. Cogenta è ben voluto da tutti. Ha fatto della lealtà la sua dote principale. E intanto Osaru è tornato a vedere la luce del sole.